ragazze che qui mi sento a casa, perché Sorrento per me è la mia casa, dove ho concluso la mia carriera calcistica, ho dei grandi ricordi sia a livello societario che sia a livello sportivo con la città, con i tifosi e con la società, all'epoca ci stava il presidente Giglio. Sono motivato di allenare questa squadra, sono onorato soprattutto, penso che qui è un progetto importante al di là della categoria. Penso che tutti quanti insieme si può raggiungere questo obiettivo. Parlo tutti quanti insieme, intendo dire tutta la penisola sorrentina. Ecco, Questo è un aspetto importante, no? Di remare tutti quanti in questa direzione, perché credo che alla fine se la città cresce, se il Sorrento va avanti, cresce tutti quanti insieme. Cresce la stampa, cresce l'allenatore, cresce la città, crescono le altre città che stanno vicino a noi, perché penso che per crescere bisogna pensare che assorbendare quando prima nei professionisti. come hai trovato la squadra, soprattutto solo sotto l'aspetto mentale? Ma ho trovato una squadra buona, motivata, con voglia, uno staff competente. Faccio i ringraziamenti a Turi perché ha fatto un ottimo lavoro e la squadra è il motivo di tutto. Un gruppo di giocatori importanti, sicuramente. Ecco, un gruppo di giocatori importanti che nell'ultima partita, non so se hai avuto modo già di vederla in video, è parso un po', forse supponente nei confronti dell'avversario, avendo fatto il gol ha provato a gestirla e poi in 12 minuti ha creato 4 occasioni. Se hai rivisto la partita, che idea ti sei fatto? Diciamo, quale può essere stato l'errore interpretativo di quella No, gara? ma diciamo che forse più che l'errore quando una squadra la settimana prima vinceva la noce di contarsi inconsciamente un calo di tensione, può succedere, però voglio dire, secondo me un progetto di una società, di una squadra, di una a lungo termine, credo che giudicare forse una prestazione, una partita non sia giusto. Ecco, secondo in rosa, diciamo, hai avuto Giorgio Scogna e Emilio in passato, conosci Arpino, hai avuto De Rosa, gli altri bene o male parla il curriculum. Tu rigiocavo col 4-3, hai giocato col 4-2-3-1, hai già una tua idea, si cambierà completa, si stravolgerà qualcosa, si proseguirà su. No, io sono un allenatore che mi piaceva rimettere la squadra nelle migliori condizioni, non c'è un mio modo di pensare 4-3-3, 4-4-2. I giocatori in miglior modo, nella migliore posizione possono giocare, sicuramente giocheranno nella posizione ideale.